Io voglio solo fare una premessa, perché se no si rischia di perdere in questa discussione una parte del ragionamento che pure dobbiamo fare rispetto a una valutazione su questi 16 mesi di governo. Noi abbiamo fatto una scelta 16 mesi fa che aveva un senso, che ha avuto un senso, bisognava provare, tentare di evitare che l'Italia fosse portata fuori e lontana dall'Europa, da Salvini, da una coalizione di centrodestra a trazione leghista che rischiava di vincere. In nome di questo obiettivo che serviva al paese, non certo a noi, abbiamo costruito un'alleanza di governo con chi c'era stato avversario, un'alleanza di governo che non era scontata, che io penso oggi vada detto, ha fatto cose importanti, ne sottolineo due. Primo, ha restituito credibilità all'Italia in Europa. Ha riportato l'Italia in Europa, l'ha riportata da protagonista. Se oggi noi discutiamo sull'utilizzo dei soldi del Recovery Plan, lo facciamo perché il nostro governo, grazie soprattutto al lavoro del Partito Democratico, è riuscito a ricostruire il rapporto con l'Europa, a tenere la barra dritta, e penso che questo sia un dato importantissimo, che non deve essere perso quando discutiamo di una valutazione sul governo. Secondo, mi pare che sia evidente che noi ci siamo trovati a fronteggiare un'emergenza straordinaria come quella della pandemia, inedita, e credo che questo governo abbia saputo non soltanto affrontare prima di altri, e oggi possiamo dire anche nella seconda fase, meglio di altri, una pandemia drammatica, sapendo anche far fronte alla crisi economica. Io credo che quando ci siamo detti spesso che non andava lasciato solo nessuno, lo sforzo per fare questo mi è parso evidente e abbiamo fatto molte, molte cose. Questo vuol dire che è stato un governo perfetto, che non ha fatto errori. Io credo che ci siano stati errori, ci sono state soprattutto lentezze, ed è per questo che noi 2 mesi fa abbiamo posto una questione, cioè trasformare quell'alleanza nata per non far vincere il centrodestra in un'alleanza politica che potesse essere protagonista di un governo che arrivasse a fine legislatura, e quindi la necessità di mettere in campo un programma di fine legislatura che andasse fino alla fine legislatura. E su questo abbiamo cominciato a lavorare, sono fatti i tavoli, tutte le forze di maggioranza si sono confrontate, perché siamo stati i primi a sottolineare la necessità di fare il meglio possibile il lavoro sul recovery plan, perché siamo stati i primi a sottolineare la necessità di superare dei ritardi che, guardate, sono ritardi legati molto ai limiti, direi quasi patologici, di questo paese. Noi, per esempio, abbiamo visto in questa emergenza, e rischiamo di vederlo ancora di più nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sull'utilizzo del recovery plan. Noi abbiamo un paese che ha una pubblica amministrazione che non funziona, molto burocratica, facciamo fatica a trasformare le decisioni politiche e anche gli investimenti poi in fatti, in realizzazioni, in opere. E quindi su tutto questo abbiamo detto che si doveva intervenire. Non siamo stati gli unici, l'hanno fatto anche altri, però eravamo dentro una discussione per accelerare il lavoro, mettere
mettere in campo alcune riforme, prima di tutto quella della giustizia e della pubblica amministrazione, dopodiché si è aperta una crisi, o meglio, Italia Viva ha aperto una crisi assolutamente incomprensibile, incomprensibile sia per le ragioni, visto che molte delle questioni poste che anche Italia Viva aveva posto avevano già trovato risposte nelle scelte che aveva fatto il governo, in particolare il Presidente del Consiglio. Penso alla revisione positiva del Recovery Plan, penso alle scelte fatte sui servizi e annunciate già allora sui servizi segreti, penso alla parlamentarizzazione di tutta questa discussione anche sul recovery, cioè l'idea di coinvolgere il Parlamento. Nonostante questo si è deciso, Italia Viva ha deciso di aprire una crisi in un momento drammatico per il Paese, lo diceva bene Silvia, mentre il Paese chiede alla politica, chiedeva alle politiche, guardate, questa è una cosa che noi siamo riusciti a fare per un periodo. Abbiamo restituito alla politica la dimensione dello strumento che si è messo in campo per dare risposte concrete ai cittadini nel momento in cui la situazione era gravissima, e questo chiedevano e continuano a chiedere i cittadini, risposte concrete sulla pandemia, sulle vaccinazioni, sulla ripartenza dell'economia. In questo momento si è aperta una discussione totalmente, direi lunare, che nulla aveva a che fare con i problemi e con la vita quotidiana dei cittadini, quindi anche vissuta come lontanissima dai cittadini, che come primo effetto io penso purtroppo abbia prodotto di nuovo un allargamento della distanza che c'è tra i cittadini e la politica, i cittadini e le istituzioni, che vengono vissute come lontane e strane. Quindi qui c'è una responsabilità grandissima di Italia Viva, l'abbiamo detto, abbiamo condannato, volevamo dedicare tante delle energie che sono state spese e che si stiamo spendendo per la soluzione della crisi economica, per la soluzione dei problemi degli italiani, lo dovremo fare, continuiamo a farlo, però è evidente che la crisi è stata un disastro per questo paese. Io credo che Conte abbia fatto bene a parlamentarizzare la crisi, cioè a portare in Parlamento la crisi nel momento in cui le due ministre e il sottosegretario di Italia Viva si sono dimessi. Credo abbia fatto bene. L'esito di quelle discussioni lo conoscete. In Parlamento la maggioranza LeU, PD e 5 Stelle ha avuto la maggioranza assoluta. In Senato sono mancati 4 voti, 3 in realtà perché c'era un malato di Covid assente. Quella maggioranza ha avuto la maggioranza relativa e sono mancati 3 voti alla maggioranza assoluta. Noi abbiamo detto dopo quelle votazioni delle cose chiare. Primo, che quel voto dimostrava che c'era fiducia in Parlamento per il governo. Secondo, che questa maggioranza un governo con questo profilo è l'unico governo possibile nel paese. Abbiamo detto che serviva rafforzare la maggioranza, occorreva allargare quella maggioranza, e Conte, come sapete, ha fatto appello nella sua relazione alle Camere, alle forze europeiste, alle forze liberali, socialiste, perché anche estranea alla maggioranza, perché
riuscissero a allargare la base parlamentare che sostiene il governo. Il PD ha sostenuto questa richiesta di Conte, abbiamo lavorato, abbiamo chiamato anche gli eletti di Italia Viva, che come sapete tutti sono stati eletti nel Partito Democratico alle loro responsabilità, e abbiamo detto si va avanti, per noi non esiste una maggioranza alternativa a questa, ma solo una maggioranza che parta da qui per allargarsi. Conte resta il punto di riferimento dell'azione di governo e il punto di equilibrio per questa maggioranza, e per noi sono impraticabili tutte le scelte che comportano un'alleanza di qualunque tipo con le forze sovraniste, vuol dire con la Lega e con Fratelli d'Italia. Dicendo questo, mi pare abbiamo detto delle cose chiare. C'è stata discussione, continua a esserci discussione sulla questione dell'andare al voto o non andare al voto. È evidente che il Partito Democratico non lavora per andare alle elezioni, perché le elezioni sarebbero un problema serio per il paese. Andare alle elezioni in piena pandemia e nel momento in cui bisogna pianificare il recovery plan e bisogna pensare al futuro del paese utilizzando quelle risorse, vorrebbe dire far perdere molto tempo al nostro paese. Quindi le elezioni non sono una cosa che noi abbiamo mai voluto o vogliamo, sicuramente però le scelte che sono state fatte da Italia Viva rischiano di trascinare la situazione politica verso le elezioni se non si trovano, se non si riesce appunto a rafforzare la maggioranza di governo. E abbiamo detto maggioranza larga, maggioranza che faccia sì che chi ha provocato questa crisi non abbia più la possibilità di condizionare in maniera così decisiva la maggioranza, quindi una maggioranza più larga, che si fondi su un patto di legislatura che metta al centro il piano vaccinale, che metta al centro quindi la salute dei cittadini, il recovery plan e le riforme a partire dalla riforma elettorale, un governo che noi sosterremo come abbiamo fatto con forza e responsabilità soltanto se sarà un governo utile per il paese, sapendo che siamo in una fase difficile, tra pochi mesi non ci sarà più il blocco dei licenziamenti, siamo già in presenza di una situazione in cui la pandemia e la crisi economica hanno fatto aumentare le diseguaglianze, c'è molto da fare per una forza progressista di sinistra, come la nostra. Se c'è un governo che può essere utile, e io sono convinto che riusciremo a farlo per fare queste cose, intervenire su questo, ci lavoreremo e ci dobbiamo lavorare. Ora, in queste ore, Conte, che noi riteniamo continui a essere il punto di riferimento per la costruzione del nuovo governo e con una maggioranza più larga, ha valutato utile lui, nessuno l'ha spinto, ha valutato utile domani andare a dimettersi dal Presidente della Repubblica, considerando necessario uno stacco, l'apertura di una fase nuova, perché molte delle forze a cui ci siamo rivolti quando abbiamo fatto l'appello
agli europeisti, ai liberali e ai socialisti, sono disponibili a essere coinvolte, ma chiedono di non essere aggregate a un'esperienza che non li ha visti, partecipi, e quindi chiedono che ci sia uno stacco. Quindi da domani si avvia un'altra fase, il Presidente della Repubblica farà tutti i passaggi che deve fare, e per noi l'obiettivo è quello di arrivare a un altro governo Conte con questa maggioranza allargata. Siamo convinti, Conte è convinto che ci siano le condizioni per farlo. È evidente che poi ci dovrà essere anche un approfondimento sul metodo e sul merito, perché il tema del patto di legislatura non può essere un semplice titolo, ma va riempito di contenuti. Però questo è il percorso e questo è il punto in cui siamo: provare a costruire una maggioranza che metta insieme tutte le forze che finora non hanno, anche quelle forze che finora non hanno sostenuto il governo, ma che si riconoscono nell'europeismo. Io l'ho fatta breve, l'ho fatta semplice. Questo è un passaggio meno scontato e più complicato di quanto pensiamo. Siamo dentro questa tempesta. Io non penso che realisticamente ci possano essere altre opzioni. Il governo di unità nazionale vorrebbe dire andare al governo insieme alle forze sovraniste, vuol dire la Lega, vuol dire a Fratelli d'Italia, che peraltro in queste ore stanno dimostrando l'assoluta indifferenza rispetto ai problemi concreti degli italiani e l'esclusiva attenzione all'ossessione elettorale nella convinzione di vincere, mentre il paese chiede anche qui risposte concrete. C'è un'opposizione che non cresce, anche perché neanche nei sondaggi, nonostante i limiti del governo, proprio perché non riesce a mettere in campo nessuna proposta, soprattutto non dà concretamente una mano al paese per facilitare le risposte di cui gli italiani hanno bisogno.